Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di I segreti di YouTube. Quindi, per aprire un canale di successo bisogna sapere qual è il target audience, cioè sapere quali persone decidono di iscriversi al nostro canale. Quindi, per esempio, ci sono dei canali di cucina che il loro segreto è rendere dei piatti difficili semplici. Quindi, per rendere qualcosa di difficile semplice richiede del tempo, quindi è questa un'altra dei segreti YouTube, cioè la costanza. Perché questi canali che hanno avuto successo straordinario in cucina sono riusciti a rendere delle ricette professionali, semplici, homemade, e quindi questo ha reso dei canali di cucina avere un successo straordinario. Quindi quando crei un bel canale potresti anche ottenere delle promozioni. Per esempio, c'è un famoso canale di cucina che, entrando in un ristorante, ha ottenuto cioè il creatore ha ottenuto un tavolo d'onore con lo champagne riservato ai VIP. Quindi un successo straordinario. O anche altri hanno chiesto di poter filmare un video dentro un ristorante famoso, e questo gli ha dato il pasto gratis. Quindi questa è un'altra maniera di guadagnare su YouTube, perché YouTube non è solo le pubblicità. Poi un punto veramente fondamentale è migliorare come uno si pone di fronte alla telecamera per creare praticamente il proprio brand. Quindi va bene questo fatto qui, collegare il proprio brand. Per esempio, canali di successo hanno aperto parlando di videocamere, smartphone e computer, quindi tecnologia. Questi canali lo stesso hanno ottenuto un successo straordinario perché le persone comunque trovano difficile capire qual è lo smartphone o capire qual è la telecamera. Quindi canali che hanno ottenuto veramente un successo straordinario parlano di questo: qual è il miglior smartphone, o le top 10 dei smartphone meno costosi o che funzionano meglio, le top 10 delle videocamere più semplici da usare, le top 10 dei computer più affordable, cioè meno costosi. Quindi, quando uno vuole costruire un canale, è come se mette dei mattoncini in una casa. Praticamente, a chi non piace fare delle feste, entrare in una casa addobbata e quindi divertire con la musica e mangiare, e quindi per preparare la festa ci deve essere qualcuno preparato che sappia preparare tutti gli addobbi. Però anche dopo la festa qualcuno deve riorganizzare, ripulire. Quindi il canale è questo, è come una casa, e ogni persona che entra dentro il canale si deve sentire accolto come invitato in una casa, e quindi magari poi decide di iscriversi. Quindi deve sentirsi accolto. E quindi ogni video, però, anche perché sì, il canale, lo scopo del canale è uno dei segreti di YouTube, però ogni video è un mattoncino della casa. Quindi, per esempio, quando apriamo la televisione, accendiamo la televisione, qual è il tuo canale preferito? Qual è quello che ci ritorni sempre? YouTube funziona un po' come quando fai zapping, quindi ogni video aiuta le persone a capire cosa offre il canale. Quindi ogni video diventa come il canale numero uno, la Rai, che ne so. Quindi ogni video fa capire allo spettatore che cosa aspettarsi dal canale rispetto ad altri canali. Quindi cosa rende YouTube più grande della TV in questo periodo? Perché ha questi numeri? Perché ci sono grandi idee, e questo fa crescere tanti canali con successo straordinario e dà lustro a tutta la piattaforma. È per questo che ci sono più guadagni. Okay? Anche da questo febbraio ci sono delle novità per quanto riguarda i guadagni. Quindi insomma, ci dobbiamo impegnare di più.
Quindi, se tu hai capito lo scopo del canale e anche hai capito la tua passione, anche cosa faresti gratis, e quindi hai anche ottenuto più possibilità di ottenere iscritti, perché se tu metti questi principi tutti assieme, ovvero la passione, cioè quello che faresti gratis, e poi hai capito lo scopo del canale, cioè come quando fai zapping, qual è il tuo canale preferito, perché tanti comunque non hanno finito di guardare una serie, o come quando compri un libro e poi non lo finisci. Il segreto del successo è questo, cioè prendere un libro, perché comunque la copertina, ma poi finirlo. Quindi quando apriamo un canale dobbiamo seguire certi principi. Quindi, per esempio, la costanza di creare dei contenuti di qualità, capire, avere bene in mente lo scopo del canale, come quando accendiamo la TV o come quando andiamo al cinema. E quindi questi sono dei principi che sono come delle luci per ottenere un canale di successo. Quindi ci vediamo, comunque io tutti questi video adesso li metto in una playlist. Ci vediamo alla puntata 4. Ciao ciao.